Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Provo a parlare a Francesco. Salve a tutti. Però ancora un attimo. Sì, questa è la Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda da Radio Paganesimo 5. Perfetto, ogni giovedì alle ore 15 parliamo di Magia Stregoneria Paganesimo e oggi, vabbè, cominciamo un po' a quest'ora. Sì, doveva esserci Franco purtroppo per impegni prima non ha potuto esserci, vabbè, insomma, non è nessun problema. Vabbè, Francesco, se vuoi parlare un attimino sia delle conferenze sì, che della po'. Festa di sì. Beltane. Allora, parliamo di due cose. Beh, ieri sera c'è stata la conferenza di Claudio qui in radio su essere stregoni sotto dominio cristiano. La conferenza è stata come sempre interessante e Claudio ha ribadito, riaffermato e risviluppato temi che gli ascoltatori hanno sentito molte volte su questa trasmissione e che hanno potuto dibattere. La conferenza prossima sarà appunto il 29 marzo alle ore 20:30 sul vampirismo. Oggi c'è una messa a punto sul vampirismo di Silvano Lorenzoni, che come sottotitolo ha: i vampiri un tempo abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Ecco, io voglio soltanto fare un legame tra la conferenza di ieri e un fatto che è successo. Allora, ieri sera appunto Claudio ha parlato dell'essere stregone sul dominio cristiano. In contemporanea a San Diego si svolgeva la riunione della biblioteca che doveva decidere se noi dovevamo parlare o no a San Diego. C'è stata una votazione, circa il 60% degli aventi diritto a voto dei componenti del Consiglio della biblioteca ha deciso che noi non possiamo parlare. Più o meno la scusa ufficiale è che non si possono mettere in discussione i dominari di cultura cristiana. Comunque, siccome non ho tutti gli elementi, domani sera c'è appunto una riunione dell'istituto su questo argomento per sentire anche le loro motivazioni, sulla prossima trasmissione appunto ne affronteremo. Però appunto è significativo che mentre noi stavamo parlando di come si può diventare stregoni sotto il dominio cristiano, ci fosse anche qualcuno che nello stesso momento stava combattendo perché questo dominio cristiano, questo terrore, questa criminalità cristiana, perché d'altronde impedire di parlare perché tu metti in discussione non con gesti violenti, non con la violenza, non con la forza, ma solo con le idee che uno riesce a elaborare, a formare. Il discorso cristiano è significativo della criminalità dell'essere cristiani. E teniamo sempre conto che i cristiani si chiudono la bocca perché lo fanno sempre su indicazione di quel criminale principale che è Gesù Cristo. Tanto per essere chiari. Comunque allora ricordo la prossima conferenza, sempre qui a Radio Gamma 5, mercoledì 29 marzo alle 20:30, Vampirismo Oggi di Silvano Lorenzoni. Ricordo un'altra cosa, allora, il 30 di aprile, il 1 maggio 2000, sono due giorni, 30 di aprile domenica, il 1 maggio e lunedì, ma è festa del lavoro, di conseguenza il giorno festivo, ci sarà la festa di Beltane a Jesolo, Venezia. La festa comincerà domenica 30 aprile alle ore 14 e avrà termine grosso modo il 1 maggio alle 14, il 1 maggio. Per chi appunto vuole delle indicazioni sulla festa, esiste un sito internet specializzato per la festa di Beltane. Io do l'indirizzo anche se un po' lunghetto, che è http://members.ixum.it/paganesimo/Beltane. Comunque esistono anche dei volantini che sono qui in radio, chi vuole può anche telefonare o scrivere, gli daremo anche una documentazione di cosa appunto è la festa di Beltane. Perciò chi vuole partecipare sappia di organizzarsi appunto per questa festa. Ricordo che le iscrizioni sono a numero chiuso, ricordo che è una festa puramente religiosa, di conseguenza ha una finalità diversa da altri incontri, da una conferenza, da una scampagnata, da un'escursione e così via, da altre iniziative che noi facciamo. Di conseguenza le persone che partecipano soltanto con un intento religioso. Perciò c'è anche una selezione sugli iscritti a questa festa. Poi per chi non ha problemi o chi vuole divertirsi, si ricorderà sempre che ad aprile c'è la cena del Musso, che si tiene il Venerdì Santo, e lì non c'è limite né di partecipazione, né di iniziative, né di comportamenti, né di cose da fare, né cose da dire. Perciò chi è interessato per la cena del Musso il Venerdì Santo in aprile, prima di Pasqua, si mette in contatto, si terrà nella zona del Bassanese, come ogni sempre c'è un paesetto lì vicino dove noi andiamo regolarmente da molti anni a fare questa cena del Musso il Venerdì Santo. Altre cose non sono da dire, io appunto ricordo che se poi ci sono alcune tematiche da affrontare, noi siamo sempre disponibili per poterle affrontare. Per quegli ascoltatori che hanno problemi nel venire alle conferenze o che vorrebbero poter dibattere anche di persona alcuni argomenti, io ricordo la nostra disponibilità, almeno in parte di alcuni soci dell'istituto, di spostarsi qui in zona, cioè parlo
Treviso, Vicenza, Padova, Verona, senza nessun problema, anche per organizzare degli incontri, di andare a mangiare una pizza o mangiare qualcosa nei ristoranti in cui si discute di questi temi, cioè, anche perché per noi è fondamentale non fare i missionari, ma comprendere le cose assieme alle persone. Perciò per noi il contatto sia con gli ascoltatori sia il contatto personale è fondamentale per sviluppare questo. Perciò chi ha un intento più religioso può benissimo partecipare alla festa di Beltane, ricordo 30 aprile 1 maggio a Jesolo, Venezia. Bene, penso che Francesco vi abbia già illustrato abbastanza bene sia l'uno che l'altra problematica. Io so perfettamente, e ne abbiamo già parlato, ho sempre parlato, che il cattolicesimo è un'organizzazione mafiosa, che i roghi sono ancora accesi e che i roghi avvengono anche in maniera diversa. Non serve che lo dica un cardinale cacciato via, che i roghi sono psicologici, sono di mobbing, sono in altre funzioni e sono impedendo alle persone di sviluppare il pensiero, impedendo alle persone di sviluppare il loro essere religioso, che agiscono i cattolici, perché noi ce l'abbiamo con gentaglia terroristi ed assassini come l'Aris, il Gris, il CIS e tutta quanta sta gente, perché il loro scopo è quello di costruire terrorismo sul territorio, riferito specialmente a situazioni istituzionali, per impedire a quelle situazioni istituzionali che le persone possano sviluppare il loro pensiero, possano sviluppare le loro concezioni, perché loro sono terrorizzate da questo. Questo a loro gli impedisce di stuprare bambini, gli impedisce di costringere persone in ginocchio, li costringe a non spacciare eroina, li costringe a riconoscere ciò che sono, cioè degli sciacalli che distruggono la vita, degli sciacalli che vogliono distruggere il sistema sociale, trasformandolo in un grande campo di sterminio. Questo noi lo sappiamo perfettamente, come sappiamo perfettamente che Hitler va fermato in birreria e non con 40 milioni di morti davanti a Stalingrado. Purtroppo la nostra conoscenza, la nostra consapevolezza di questo non è facile essere compresa, perché in fondo le persone sono educate a considerare che tutto va bene, che tutto è tranquillo, che ci si può anche divertire, che in fondo non succede niente, che le cose vanno sempre avanti comunque. In realtà non è così. In realtà le cose vanno avanti perché le persone si impegnano, le persone costruiscono le cose, le persone chiamano le cose col loro vero nome. Le cose non vanno avanti così. Così si va a costruire un gregge che va verso il macello. L'esempio dell'Uganda, del Dio dei 10 comandamenti, per applicazione dei 10 comandamenti, ha fatto 600 morti massacrati. E questo è il cristianesimo, questo è l'intento dell'Aris, questo è l'intento del Cristo, del CIS, costringere bambini in ginocchio a pregare. Cioè, questa è l'infamia più grande che ci sia di questi personaggi. E questa è l'attività di vescovi come C'è, come Matiazzo, come Nones, costringere bambini in ginocchio. Non so se ci sia una infamità più grande di questa, non so se ci sia un'infamità più grande che costringe i bambini in ginocchio davanti a un macellaio, un assassino, il cui unico scopo è distruggere la loro vita. So perfettamente che si può sempre ridere di questo, in fondo non è più come nel Medioevo, in fondo non siamo più al massacro delle crociate, non siamo più ai 90 milioni di morti di indios dell'America Latina, non siamo più in quel sistema, dunque di cosa vi lamentate? Non stiamo massacrando. Ma l'ordine di massacro del macellaio Sodoma e Gomorra pende sempre sulle nostre teste. Il desiderio di far del dolore un modo consolatorio pende sempre sulle nostre teste. Il fatto di distruggere la vita, di non essere in grado di affrontare la vita, di costruire la vita, pende sempre sulle nostre teste. Quando viene distrutti i sistemi sociali e le persone si riversano disperate e ci fanno schifo perché tendono la mano o perché vengono in casa nostra a rubare, pende sempre sulle nostre teste. Quando noi distruggiamo un sistema sociale, quella distruzione ci torna addosso e pende tutto sulle nostre teste. Se noi ignoriamo questo, ignoriamo la vita, ignoriamo la capacità degli esseri umani di costruire la vita. Per cui noi non ci meravigliamo di quello che succede. Noi sappiamo che la battaglia sarà durissima e lunghissima. Adesso lo Stato ha riconosciuto i testimoni di Geova, cioè la trattativa ormai è in corso e comunque ci saranno ostacoli o non ostacoli, ma verranno riconosciuti, saranno disciplinati, dovranno attenersi a delle regole, sia loro che lo Stato.
è quando un imbecille va a Roma a denunciare i testimoni di Geova perché dicono di non votare, beh, è un povero mentecato, che dopo questo mentecato si voglia usarlo per scopi di costringere bambini in ginocchio, costruire un sistema mafioso in cui gli esseri umani non hanno diritto di esprimere se stessi, beh, è un'infamità enorme, veramente una cosa di uno squallore morale che fa veramente il vomito. Beh, non cito neanche il nome perché tanto lo stesso, non c'è problemi. Io vorrei anche ricanciarmi quello che hai detto, un fatto di attualità, cioè nel senso che quando noi diciamo che il cristianesimo distrugge le persone, non distrugge le persone soltanto perché le mette a rogo, ma distrugge anche le persone la capacità di comprendere le cose, questa è cosa fondamentale, cioè nel senso che le persone sono, i loro comportamenti vengono sempre copiati da quello che fa il Cristo, da quello che fa il Dio. Io voglio prendere lo spunto da un articolo di attualità, e appunto è sui quotidiani di oggi, che logicamente qua come sempre non c'è qualcuno che va sempre a tirare fuori cose inesistenti. E allora, massacra il padre davanti alla chiesa, gli spacca la testa e poi gli siede sopra, per i genitori era indemoniato, avevano chiamato un esorcista. Il padre, che lo accusa, ora, il giovane ha ucciso il sagrato della chiesa, il padre che lo accusava di essere indemoniato e voleva farlo sottoporre a esorcismo. Logicamente, cosa significa questo? Poi leggiamo all'interno che questo era affetto da una forma di schizofrenia. Non so se poi la schizofrenia sia solo biologico o anche indotto dall'ambiente. No, ma comunque in ogni caso andava curato. Sì, cioè, no, ma allora, di fronte a un comportamento, che poi bisogna vedere anche che comportamenti anomali poteva avere, perché ad esempio per un padre che fa esorcizzare il suo figlio perché appunto disse indemoniato, poteva essere anche indemoniato perché non andava a messa. No, sicuramente aveva delle percezioni, era schizofrenico, aveva delle percezioni diverse della realtà, sì, aveva dei sconquassamenti. In ogni caso, al di là di questo, esiste una medicina, esiste una psichiatria, esatto, che con quante critiche si può fare, e ne facciamo tonnellate di critiche, insulta meno le persone che non le esorcizzano. Sì, almeno tenta, esatto, almeno c'è un tentativo di comprendere, forse con strumenti inadeguati, incapaci, certo, però almeno c'è un tentativo di comprendere le persone, cioè di dire queste persone con il loro disturbo manifestano una loro esigenza, un loro stato d'animo, cerchiamo di comprenderlo e dove non riusciamo a comprendere cerchiamo di contenerlo che non diventi nocivo. Ma la malattia mentale stava nel padre, cioè tu, esatto, pensi, sto padre ha un figlio che ha dei problemi, anziché preoccuparsi dei problemi del figlio e di cercare di trovare soluzioni migliori per il figlio, va a chiamare l'esorcista, cioè là c'era una malattia veramente del padre che si è riversata sul figlio e viceversa. E logicamente il padre, il figlio si è ribellato alla volontà del padre di essere esorcizzato, cioè nel senso che cosa possiamo dire che sia più criminale, il figlio che uccide il padre o il padre che porta il suo figlio a essere esorcizzato? Cioè, anche perché questa mania religiosa di esorcizzare le persone vuol dire che le persone sono vuote, se non c'è un demone che si impossessa non sono niente, perciò il suo problema non era un problema dovuto a una situazione o interna sua della persona o ambientale, ma era dovuto a qualcosa di esterno, il solito diavolo che viene a impossessarsi delle persone, che bisogna scacciarlo, perché le persone essendo vuote, essendo create da Dio, perciò sono perfette, perché appunto sono immagine e somiglianza di Dio, perciò sono perfette. Ricordiamo che questo effetto è colpa di Nones, di Cè, di Mattiazzo, di tutti i vescovi, cioè sono loro che costruiscono questo omicidio, con l'educazione che hanno fatto i figli, perché ricordatevi che la responsabilità non è per un fatto e basta, ma è per ciò che si costruisce. Anche la distruzione è una costruzione, e quando si costruisce distruzione si è responsabili di questo. Sì, ecco, voglio anche aggiungere che oltre al padre c'era anche la madre, dice, fra virgolette lo riportiamo alla dichiarazione del parroco, dice fa: Pietro dava segni di squilibrio, la mamma era giunta alla convinzione che fosse posseduto dal demonio, al punto che recentemente aveva contattato un esorcista, chiuse virgolette, questo lo dice il parroco. Cioè anche questa madre che di fronte a una necessità del figlio non la sa comprendere e si rivolge a delle soluzioni. Logicamente anche questo articolo è stato subito infarcito dalle più grandi cavolate, tipo omicidio satanico, poi allora in prima pagina omicidio satanico, poi all'interno frequentava forse gruppi spiritisti, con la solita intervista al responsabile del CS di turno, che dice sì, è gente che si rivolge al spiritismo perché è delusa del cattolicesimo e di conseguenza vanno a buttare tutte quante le cose. E di fianco, per dimostrare che anche chi dovrebbe fare informazione non lo fa, di fianco a questo articolo,
che dovrebbe spiegare il perché ci sono un disagio sociale, che esiste un disagio sociale, perché le famiglie sono incapaci di educare i figli o di aiutare i figli, vanno a intervistare un esorcista, fa, e dice questo esorcista, questo cialtrone, questo giullare, dice, fa, nel Trivento sempre più persone chiedono di allontanare Satana. Ecco. Allora, qual è il passaggio? Cioè, di fronte a una simile affermazione sarebbe da ridere, però pensiamo una cosa, che la caccia delle streghe è cominciata con questo, nel pensare che gli altri facessero delle cose perché ispirati da Satana, perché in contatto con Satana. Perciò adesso questo esorcista può dire sì, faccio l'esorcismo per scacciare il Satana, tanto anche per quanti esorcismi faccia, Satana non lo può scacciare perché non esiste, perché è solo una proiezione della, della perversione cristiana, Satana alla fine. Però lasciamolo lavorare, lasciamolo che queste persone che si rivolgono a lui, invece di essere 100 siano alcune migliaia, e se alcune migliaia di persone si rivolgono all'esorcista, questo conquista potere. Perciò il passo successivo può dire, vabbè, se qualcuno che porta Satana potremmo anche arrostirlo. Sì. Cioè, questi sono i passaggi, sono fondamentali. Cioè, anche l'Inquisizione ha cominciato così, anche l'Inquisizione si basava su questo, cioè nel senso di dire, una volta che le persone sono incapaci di vivere, di comprendere i problemi, e nel momento in cui non sono capaci di capire cosa gli succede, si rivolgono a chi va a raccontarli che loro hanno la possibilità di fare questo. E quando tutte le persone saranno incapaci di affrontare le cose, saranno nelle loro mani, potranno fare il passo successivo. Potranno dire, va bene, l'Inquisizione è stata una soluzione, ripresentiamo la soluzione. Perché, tra l'altro, dovete pensare che i cattolici, in quanto cristiani, in quanto seguaci di Dio, non sono capaci di elaborare qualcosa di nuovo o di originale. Cioè non sono capaci di affrontare le cose... Non sono capaci di affrontare i problemi che si presentano, hanno soltanto un modello, cioè Dio, se, quando vede che le cose non vanno bene, gli ammazza tutti. Cioè, d'altronde la Bibbia dice anche agli ebrei, fa, o voi vi comportate bene con me, o mi adorate abbastanza, se no io vi mando le peggiori sconfitte, i peggiori danni e vi vedrò perseguitare. E d'altronde, se Dio fa questo verso chi vi è fedele, o dovrebbe essere fedele, logicamente puoi immaginare verso chi possono rivolgere i loro comportamenti i preti o la Chiesa Cattolica. E ripetiamo che non è cattiveria della Chiesa Cattolica, la cattiveria dei preti viene da Cristo. È ordine suo. È una cosa, quando noi vi diciamo fra la vita e l'orrore, cioè fra la vita che c'è adesso e che può essere migliorata, e l'orrore del campo di sterminio, siamo rimasti solo noi, e che siamo rimasti solo noi. E torno a ripetere ancora, non perché altre persone davanti all'orrore non siano in grado di indignarsi o di incazzarsi, ma perché non hanno la capacità di vedere il tempo che viene incontro, di vedere i loro atti, i loro gesti, cosa vanno a seminare e cosa vanno a costruire. Ma non i gesti e gli atti che fanno, ma anche i gesti e gli atti che non fanno. Cioè ogni volta che ci si tira indietro, ogni volta che si fa finta di non vedere, ogni volta che si fa finta che una cosa non sia importante, quanta distruzione che viene a costruirsi. E questo, fra la vita e l'orrore, siamo rimasti solo noi pagani, solo noi come istituto, come Claudio Simeoni, come quelli che siamo, quei quattro gatti che tutto sommato tentano di dire la libertà di espressione è importante, la libertà della persona è importante, costruire il futuro per il sistema sociale è importante. Non è consolante, non è consolante, anche perché quando ti dicono no, non è vero, guarda anche gli altri, stiamo combattendo per questo, in realtà spesso non sanno neanche cosa stanno dicendo, ed è abbastanza sconsolante in effetti. Comunque, queste sono le cose e questa è la nostra sfida. Allora, cominciamo la trasmissione normale, va? Sì. L'uscita dal mobbing, cosa manca all'individuo? Abbiamo già parlato l'altra volta, abbiamo cominciato di parlare all'uscita dal mobbing, dalla... scusate. Abbiamo parlato dell'uscita dal mobbing fino da febbraio, no? Abbiamo parlato del mobbing, l'abbiamo messo insieme, abbiamo visto in che forme si riproduce, quali sono le regole comportamentali che portano ad essere, cosa produce all'interno dei luoghi di lavoro,
come le situazioni si manifestano. Siamo andati via via mettendo in luce alcuni elementi visualizzatori da considerare, gli elementi importanti. Abbiamo considerato le sbarre della gabbia e la qualità delle sbarre della gabbia. Abbiamo parlato del soggetto predisposto al mobbing, l'ingenuo, cioè quello che si illude che l'apparenza e la sostanza siano uguali, e siamo arrivati all'uscita dal mobbing, alla strategia della stregoneria per uscire dal mobbing. Ricordiamo sempre che la stregoneria non è l'arte di fermare le pallottole che ti vengono incontro, ma è l'arte di prepararsi prima finché nessuno ti punti una pallottola. Questo vale per tutti, meno che per me e Francesco. Allora, l'uscita dal mobbing, cosa manca all'individuo? Abbiamo detto che sono 5 cose, già l'altra volta, importanti, che mancano all'individuo che viene preso all'interno di un'operazione di mobbing, che viene fatto oggetto di mobbing. Ed è quello di ritenersi al centro del mondo, di non essere in grado di sospendere il giudizio, che non sa ascoltare il mondo che gli sta attorno, e non è diventato padrone della propria attenzione, e infine non pratica l'agguato né vive per sfida. Anzi, la tecnica del vivere per sfida e l'agguato è una pratica all'interno del vivere per sfida. Bene, oggi ne faremo 2 di questi. Parleremo del si ritiene al centro del mondo e non è in grado di sospendere il giudizio. Tanto Francesco farà i suoi appunti mentre io leggo. E dopo vi parlerò di un avvenimento in Iran che per me è fondamentale. Cosa significa ritenersi al centro del mondo? Significa subire le lusinghe del mondo. Significa ritenere che il mondo esiste per noi, creato da un Dio padrone, e che per quanto noi siamo i padroni e che per questo noi siamo i padroni dello stesso. Non è importante la qualità del Dio padrone, l'importante è parlare a nome di Dio, vedere le cose dal punto di vista di Dio, sentire le cose come le sente Dio, trovarsi Dio sempre pronto ad aiutarsi, quello vuol dire essere al centro del mondo. Perché si è deboli rispetto ad un'azione di mobbing? Perché credendoci padroni del mondo, noi riteniamo che il mondo debba comportarsi nei nostri confronti come noi ci comportiamo nei suoi confronti. Vi ricordate? Non fare gli altri, non la genere. Dal momento che il soggetto che subisce il mobbing è un soggetto ingenuo e come tale disarmato davanti al mondo, è cieco alle operazioni d'agguato che il mondo mette in pratica nei suoi confronti. Ne abbiamo parlato anche ieri sera in conferenza di questo. Ritenersi al centro del mondo significa ritenersi al centro della benevolenza del mondo, non al centro di attenzione da parte di un predatore. Questo è espressione della distruzione dell'individuo ed espressione della sua ingenuità. Il mondo che ci circonda pratica l'agguato nei confronti di qualunque essere in esso si muova. Se l'essere non è in grado di praticare a sua volta l'agguato, esprimendo un intento nei confronti del mondo, il mondo arguisce che costui ha accettato di diventare preda dello stesso, in quanto sta aspettando la sua fine. Chi si ritiene al centro del mondo, si ritiene anche al centro delle attenzioni del Dio padrone. Chi si ritiene al centro delle attenzioni del Dio padrone, si ritiene al centro delle attenzioni del suo padrone. Chi si ritiene al centro delle attenzioni del suo padrone, si ritiene al centro delle attenzioni del suo capufficio. Chi si ritiene al centro delle attenzioni del suo capufficio, si ritiene al centro delle attenzioni di ogni comando sociale che, secondo lui, è organizzato per garantirgli i suoi diritti. Il ritenersi al centro delle attenzioni è ritenersi al centro della benevolenza e della protezione che procedendo dall'alto del Dio padrone, creatore dell'universo, cala via via sull'intera gerarchia sociale per garantirgli il benessere dell'esistenza. Chi si ritiene al centro delle attenzioni del Dio padrone dell'universo è comunque sempre pronto a giustificare quanto non va bene. Se il Dio padrone ha promesso di garantirgli il benessere ed egli è malato terminale, qualcuno gli suggerisce la scappatoia per continuare a considerarsi al centro delle attenzioni del Dio padrone e provvederà a dirgli quanto è fortunato che Dio mette alla prova la sua fede attraverso il suo dolore. Gli individui che subiscono il mobbing hanno la struttura emozionale esposta, ritengono che nulla di male possa capitare a loro in quanto la struttura nella quale lavorano li protegge. Così nella feroce caccia alle streghe, ognuno era convinto che solo la vicina sarebbe finita sul rogo. Lui era a posto, lui rispettava le regole, fino a quando un ferro rovente, infilzato nell'ano, non lo costringeva ad ammettere che anche lui era, come la vicina, pronto per essere arso al rogo.
Essere al centro del mondo e al centro delle attenzioni del Dio padrone significa essere pervasi da una sorta di onnipotenza, come riflesso di chi ha la coscienza a posto. Io ho la coscienza a posto, eh? Quando questo individuo comincia a subire delle azioni preliminari del mobbing, non si rende conto cosa sta succedendo e gli ritiene che ci sia un errore. Qualcuno è malevolo, ma non dà molta importanza alla cosa, in quanto è convinto che tutto si chiarirà. Questo tutto si chiarirà è uno dei grandi errori che vengono fatti da chi subisce il mobbing. Tutto si può chiarire quando l'equivoco proviene dalla ragione e attraverso la ragione si mettono in chiaro gli elementi sconosciuti ed equivocati. Ma il mobbing non nasce dalla ragione. Il mobbing nasce da un sentire soggettivo di persone che sentono minacciata la loro posizione dalla presenza di questo individuo. Nella ragione trasferiscono la loro emotività, giustificandola con la calunnia o quella che alcuni definiscono una eccessiva alterazione dei fatti o dei giudizi. Il centro della calunnia non è la ragione del calunniatore, ma la sua emotività, il suo sentire, l'insicurezza soggettiva che nasce da chi agisce secondo delle regole e, ingenuamente, pensa che gli altri facciano lo stesso, anche se spesso, e lui non capisce, sbagliano. Questo suo essere al centro del mondo è la sua pretesa di leggere quanto lo circonda attraverso la ragione. Egli descrive un fatto, ne dà delle valutazioni, chiede ad un altro di confermare le sue valutazioni, trova conferma delle sue valutazioni. Il fatto circoscritto agli elementi con cui si descrive non può risultare diverso nelle valutazioni, a meno che non si aggiungano nuovi elementi oggettivi. Eppure la calunnia, lo scherzo, le provocazioni continuano. Egli non si rende conto che la calunnia e le provocazioni hanno origine da qualche cosa che non è la ragione, ma da un'emotività che sfugge alla descrizione della ragione. Chi si ritiene al centro del mondo ha rinunciato ad agire secondo il suo intuire ed agisce essenzialmente razionalmente, descrivendo ogni cosa e seguendo la logica. La logica gli dice che le regole burocratiche devono essere rispettate. Ma cosa te ne frega? Fai solo perdere tempo. Così, chi viene danneggiato o caricato di lavoro perché la presenza di quell'individuo ingenuo fa perdere tempo e lavorare di più, perché rispetta le regole, deve per forza levarselo di torno, anche se non esistono ragioni logiche, giuridiche o sociali per farlo. Quell'individuo non solo fa perdere tempo e magari mazzette e privilegi con la sua pignoleria nel rispettare le regole, ma si vanta di quanto è bravo, di quanta conoscenza abbia e di come fa bene il suo lavoro. Lui magari è più giovane e ha più energia di un pari mansione molto più anziano di lui e che ha capito come funziona la vita, altro che le regole. Oppure è più anziano, ha maggiore esperienza, mentre il giovane vuole fare in fretta, bruciare le tappe, scorge le scorciatoie e le opportunità che l'anziano aveva rifiutato. L'ingenuo si sente al centro del mondo, si sente protetto dal suo rispetto delle regole. Il calunniatore inizia la sua azione affermando, dice di rispettare le regole, ma chissà che cosa ha in mente. Io so bene come va il mondo e per me quello trama qualche cosa contro tutti noi. Probabilmente vuole far carriera sulle nostre spalle. L'ingenuo, che si sente al centro del mondo, non sospetta questo. Egli è creato ad immagine e somiglianza del Dio, di cui si ritiene emanazione, e non è in grado di immaginare quanti sforzi hanno fatto quelli che lo circondano per mantenersi la posizione che hanno raggiunto. Essere al centro del mondo significa ignorare come si è giunti al centro del mondo. Significa aver scordato l'insieme dei passaggi che hanno portato l'essere umano a convincersi di essere al centro del mondo, degno delle attenzioni del Dio padrone e meritorio delle attenzioni della struttura di cui è parte. Così non ci si rende conto della qualità del meccanismo emozionale che scatta quando un individuo denuncia un'ingiustizia che è a conoscenza o peggio ancora che ha subito. Egli viene indicato al pubblico flagello qualora la sua denuncia non sia funzionale a chi gli sta attorno o al comando di cui è espressione. Non è
chi ha commesso l'ingiustizia, il vero colpevole dell'azione, ma chi l'ha denunciata. Non poteva farsi i fatti suoi. Che bisogno c'era di sollevare un simile polverone? E passiamo alla seconda mancanza di chi subisce mobbing. Questa persona non è in grado di sospendere il giudizio. Il non essere in grado di sospendere il giudizio significa che l'individuo di cui stiamo parlando ha una risposta immediata, logica, razionale per ogni aspetto del problema che gli si presenta. Egli sa esattamente perché gli succede questa o quella cosa. Egli sa perfettamente perché di lui si dice questo o quello. Non è in grado di comprendere l'emozionalità di chi gli sta attorno, ma proietta su chi gli sta attorno le motivazioni per le quali lui avrebbe fatto questa o quell'azione. L'incapacità di sospendere il giudizio lo porta ad identificare le azioni delle persone che lo circondano come se quelle azioni le facesse lui. Le spiegazioni che dà sono le spiegazioni che egli darebbe se lui avesse fatto quelle azioni nella situazione in cui sta vivendo in quel momento. Non è in grado di comprendere che le persone che mettono in essere quelle azioni sono divenute in modo diverso da lui, hanno motivazioni diverse, obbediscono a bisogni e paure diverse in quanto hanno costruito la loro esistenza per adattamento soggettivo alle variabili oggettive che hanno incontrato. Con una risposta pronta a tutto quello che gli sta succedendo, egli affronta. Solo che ignora di affrontare quanto lo circonda, come se affrontasse una proiezione di se stesso. Egli ignora chi ha prodotto quelle scelte e le motivazioni che ne stanno alla base. Pertanto, affronta le motivazioni che egli stesso pensa siano la base dei comportamenti mobbing che lo stanno attanagliando. In queste condizioni, egli non sta mettendo in atto delle strategie contro chi sta architettando delle azioni di mobbing nei suoi confronti, ma sta mettendo in atto delle strategie contro se stesso, che proietta delle spiegazioni nell'oggettività che sta organizzando il mobbing nei suoi confronti. In questa situazione, egli non solo non è più in grado di difendersi, ma espone il proprio fianco a chi sta organizzando nei suoi confronti le azioni mobbing. Nella folle convinzione che parlando onestamente ci si può capire, egli altro non fa che fornire mezzi e strumenti per perfezionare l'attacco di mobbing nei suoi confronti, scoprendo le sue debolezze e quanto per lui alcune cose sono importanti. Su quelle cose, sentimenti, moralità, modo di essere, modo di intendere, paure, dubbi, eccetera, si concentrerà l'attacco di mobbing al fine di ottenere la sua distruzione. Non essere in grado di sospendere il giudizio significa non essere in grado di concepire l'esistenza di uno sconosciuto che ci circonda e dal quale altri esseri umani hanno costruito diversi adattamenti dai nostri o hanno fatto propri elementi che invece noi abbiamo scartato. L'impossibilità di sospendere il giudizio ci porta ad affermare sempre le cose proiettando noi stessi. Proiettare noi stessi sul mondo in quanto non ci siamo tolti dal centro del mondo e pensiamo che l'intero mondo in fondo sia uguale a noi anche se è disonesto nei giudizi e nell'azione. Anche chi mette in essere azioni di mobbing ha questa convinzione, con un vantaggio, ha l'intenzione dell'azione, cioè l'intenzionalità. La sua azione ha come fine la distruzione della persona ingenua, mentre la persona ingenua non sospetta di essere all'interno di una giungla nella quale dovrebbe lottare per la sua esistenza quotidiana. Non si rende conto che l'intento di quanti lo circondano è costruire la sua distruzione. Questa inconsapevolezza, che nasce dall'incapacità di sospendere il giudizio e perciò di osservare la sequenza di mutamenti in cui piccole azioni vanno a finire, porta un individuo ingenuo a credere che le persone circostanti siano in buona fede, anche se magari fanno delle azioni non proprio corrette. Si sbagliano, poverine. Ogni azione è sempre il risultato di un intento, sia che questo sia cosciente o inconscio. Riconoscere l'intento dell'azione è arte della sopravvivenza dell'individuo. Quanto prima una persona riconoscerà l'intento nelle azioni di chi la circonda e tanto meglio e più prontamente saprà difendersi. Sospendere il giudizio significa non proiettare il proprio giudizio nelle azioni delle altre persone
e valutare attentamente dove portano quelle azioni e quale fine perseguono. Bene, io vi ho letto due paragrafi in questo momento sulle tecniche della stregoneria per uscire dal mobbing. Vi ricordo sempre che quando si è sotto operazione mobbing, quando si è in una situazione critica, la si affronta con le armi che si hanno. Le armi si costruiscono prima, sia psichiche, sia emozionali, razionali, culturali, di consapevolezza. Sempre si costruiscono prima. Andremo avanti la prossima volta con non sa ascoltare il mondo attorno a noi, e poi con non è diventato padrone della propria attenzione, e poi con non pratica l'agguato, ne vive per sfida, e via via fino alla fine di questo tratterello. Bene, adesso per qualche minuto lascerò la parola a Francesco e dopo vi parlerò di un fatto avvenuto in Iran. D'accordo, va bene. Allora partiamo con alcune cosette. Allora, io voglio ricordare, molti degli ascoltatori sanno che io cito molto volentieri Jamie Seligman. E allora, è uscito da poco un'intervista a Jamie Seligman che è l'anima del mondo, la Rizzoli. E allora, io, siccome alcune volte qualcuno ci parla anche di religione orientale diversa dal cristianesimo, io vorrei citare una risposta che James Seligman dà a proposito del buddismo. La domanda è: insomma, le dà fastidio questa moda occidentale sincretistica di un buddismo riveduto e corretto? Ribadisco, non è il buddismo che mi fa arrabbiare, ma il modo in cui la nostra psiche usa il buddismo per sfuggire al dovere di apprendere la nostra tradizione e il potere della nostra tradizione. Al dover di rendersi conto che Cartesio è responsabile di una buona parte del caos della nostra società occidentale, e non solo Cartesio, ma già San Paolo e la filosofia medievale, e il cristianesimo, quando ha dichiarato il mondo appartiene a Cesare. Certo che poi abbiamo i disastri ecologici, perché non importa cosa succede in questo mondo, possiamo avere perdite di petrolio in mare, possiamo bruciare le foreste, perché tanto è solo materia. Rex estensa, spazzatura, pattume. E questo qui è già un qualcosa di significativo. Sarebbe molte pagine da leggere da questo libro che sono significative, e poi è stata un'intervista molto scorrevole. Ma ci sono altre due domande che voglio appunto riportare. Una è un capitolo che si chiama Il ritorno degli dèi. Ma nel nostro mondo pratico quotidiano, oggi, dove potremmo ritrovare gli dèi? Allora, prendiamo uno degli dèi antichi, Ares, Marte. Quando accendiamo la TV, è come se entrassimo in un tempio di Marte, con i suoi altari. Vediamo esplosioni, automobili che corrono a velocità spaventosa, persone che fuggono, colluttazioni, sparatorie, l'intero mondo della televisione in se stesso velocissimo, perfino nella TV dei ragazzi nei cartoni animati. Il sabato mattina in America, alla TV c'è un cartoon dopo l'altro, zzz, zzz, bang, tutti schizzano a velocità tremenda. E questo è il dio Marte, la cui retorica è velocità, rapidità, guizzo, esplosioni, incendi, violenza, pistole, coltelli, passioni forti, scene di combattimento e di guerra, rumore, morti, feriti, il campo di battaglia, gli incidenti d'auto, perché questo è il mondo di Marte, gran parte della televisione dedicata a Marte, al dio Ares, perciò ecco un luogo in cui si può vedere manifestarsi uno degli dèi. E dov'è Afrodite, l'amante di Ares? Possiamo vedere Afrodite, Venere, in tutto il porno, in tutta la pubblicità, in ogni donna nuda o seminuda, parzialmente coperta, proprio come le pose classiche di Afrodite, cosmetici, moda, copertine di riviste, la dea abita i chioschi, le vetrine dei negozi, i banchi dei fiorai, e dappertutto. Governa il desiderio commerciale di fare spese, di comprare, entriamo alla Rinascente e qualcuno si avvicina e ci fa ps, ps, posso farle provare questo nuovo profumo? Siamo attirati nel negozio come un tempio di Afrodite, lì, lei è lì. Potremmo andare avanti con altri dei, ma questi sono i più facili da incontrare. Questo esempio è un esempio di come qualcuno vede nella nostra società. I cristiani vedrebbero delle tentazioni o delle cose da condannare, basta pensare al discorso del nudo televisivo, quanto scandalo fa. E lui dice che questa è una forma che noi non ci rendiamo conto, è una forma di manifestazione degli dei. Se il nostro mondo è un letamaio, dal letamaio costruiremo la vita. Esatto. Ecco,
Poi io voglio accennare a un'altra cosa. È un libro che appunto sto leggiucchiando, però siccome l'editore è Feltrinelli, è un libro abbastanza facile da recuperare, è uscito appunto il mese di febbraio di Graham Harvey, Credenti della nuova era, i pagani contemporanei. Ecco, purtroppo la traduzione del titolo è pessima, perché il titolo originale in inglese sarebbe Ascoltiamo la gente che parla della terra, perché l'autore è un ecologista e un verde. Però tutto il libro è dedicato al paganesimo. E c'è una frase che chiude il libro dell'autore, appunto, di Graham Harvey: la bellezza è verità, la verità è bellezza, questo è tutto quello che si sa sulla terra e tutto quello che bisogna sapere. L'idea pagana è che la religione sia una questione di bellezza più che di verità. Ecco, questa è l'affermazione dell'autore. Il libro è interessante appunto perché affronta tematiche pagane abbastanza ampie. L'autore purtroppo è un inglese, perciò affronta più la realtà del mondo anglosassone. Però può essere interessante appunto come indicazione del paganesimo contemporaneo, come sta evolvendo nei paesi di area di lingua inglese. E io cito appunto velocemente i capitoli di questo libro. Allora, il primo capitolo è Celebrando le stagioni, in cui appunto c'è un'elencazione delle festività che i pagani contemporanei stanno appunto utilizzando ancora adesso e vanno a portare avanti. Infatti una delle più citate è la festa di Beltane, legata appunto alle classiche tipo l'equinozio di primavera avvenuto appunto il 21 marzo. Il secondo titolo del capitolo è l'arte druidica, perciò legato al risveglio nel mondo celtico del discorso dei druidi, e c'è appunto tutta un'elencazione delle varie categorie religiose. Però un titolo di un capitolo abbastanza bello fa: guardando indietro, guardando in basso e finisce guardando avanti. Cioè, nel senso che la cosa fondamentale per un pagano è quello dell'osservare, è quello del comprendere. Perciò devi guardare in tutte le direzioni. E appunto quello che è bello dice appunto guardando indietro, guardando in basso, guardando avanti. Ed è questo il capitolo di chiusura. Che vuol dire significa che il paganesimo è sempre una cosa dinamica. Un altro capitolo è dedicato all'arte delle streghe. Ad esempio, un bel capitolo è tirare giù la luna, cioè nel senso che i cristiani sono abituati a promettervi un regno eterno in un altro mondo e così vi fregano sempre. Qua si dice una strega deve essere capace di tirare giù anche la luna, sì, con la sua forza e con la sua energia. Poi, comunque è letterale, cioè, anche se l'immagine può essere usata in maniera poetica, ma quando si alza la percezione nei confronti della luna, la luna scende. Cioè non è che sia, è in percezione alterata, per cui ognuno dà le interpretazioni che vuole, però la coscienza della luna scende. Cioè, io ho fatto 3 anni di relazione con la luna, per cui l'ho vissuto questo, sì, cioè, vedi, letterale questo. Sì, vedi, ma un cristiano ti direbbe sempre prega, prega, chiedi al tuo Dio e quel tuo Dio ti darà qualcosa. Un pagano ti direbbe sempre fai, esatto. Cioè, nel senso, cioè, non ti regalerebbe mai niente, non ti direbbe mai di rinunciare a qualcosa. Perciò anche tirare giù la luna non è che tu devi chiedere a un Dio, deve essere la tua energia. Difatti, nell'arte delle streghe c'è appunto tirare giù la luna, e poi c'è un capitolo che dice usare l'energia. Io ho passato tre anni a contemplare ogni luna piena, per cui so cosa vuol dire tirare giù la coscienza della luna. Dopo, chiaramente sta ogni soggettività questo. C'è un altro appunto capitolo che è dedicato sempre al discorso delle rune, ai sacerdoti, alla cosmologia nordica, che è andata lontano da noi, perché appunto noi siamo più riferimento al Mediterraneo. C'è un capitolo dedicato alla spiritualità della Dea, in cui appunto ci sono, in questo ambito del rifiorire appunto che del culto femminile, si accenna alle varie orientamenti sul culto della Dea. E c'è un bel capitolo che dice fa i cerchi rafforzano, cioè nel senso che quello che viene fatto non è tanto perché è dedicato a un Dio o ti sacrifichi per un Dio, ma per rafforzare te stesso. E invece appunto dice i cerchi rafforzano, e tutto quanto appunto è significativo proprio perché dà sempre un'espressione del comportamento delle persone. Esiste poi un altro capitolo che è il più classico sulla magia. Ci sono tutti i vari riferimenti, ad esempio ai colori della magia, alla magia cerimoniale, alla magia del caos, ai segni e ai simboli e così via. C'è un richiamo appunto a Crowley, c'è appunto poi
per quanto riguarda un capitolo sullo sciamanesimo, ad esempio, beh, un capitolo è dalla Siberia con forza, cioè nel senso un paese congelato che è rimasto con parecchi culti sciamanici, e poi c'è un capitolo sull'ecologia, in quanto in cui molti pagani sono impegnati in questo campo, purtroppo in un campo religioso non sono impegnati gli ecologisti. No, anzi, gli ecologisti hanno molto disprezzo, infatti una delle nostre rotture rispetto ai verdi è il disprezzo che hanno i verdi per la natura in se stessa. Cioè per loro, per i verdi, la natura è solo un oggetto da curare, un oggetto da possedere e in quanto oggetto di tenere bene. Per noi invece la natura è un essere vivente in sé e per sé e con le sue tensioni e i suoi bisogni. E questa è la nostra rottura assoluta che abbiamo con i verdi. Un altro bel capitolo è i misteri della Terra. Il primo è Gaia. Beh, molte volte abbiamo citato la teoria di James Lovelock che dice che la Terra è un organismo vivente autoregolante per la vita. Lo stanno scoprendo adesso, sai, da qualche anno lo stanno scoprendo. Beh, sì, lo stanno scoprendo adesso, però è già dagli anni 70 che James Lovelock sta sviluppando questo. Cioè dice chiaramente che la volontà e la capacità della Terra di mantenere la vita non è qualcosa che gli ha dato. Sì, ma bisogna anche misurarla. Bisogna anche misurarla questa capacità, capito? E difatti c'è tutto sul discorso appunto di Gaia, appunto la Terra come pianeta vivente. Parla delle linee delle forze geomantiche, dei siti sacri, dei zodiaci terrestri, della geometria sacra, della geomanzia, dei draghi, dei rituali e poi del suono del presente, perché la cosa fondamentale in ogni paganesimo è sempre il presente. Un altro bel capitolo è Dei e Ricci nella foresta del bosco, nelle foreste del bosco, perché uno dei capitoli è poi appunto religione e teologia, il bosco, i discorsi sulle divinità pagane, fatti, elfi, i folletti, i pagani nel bosco e così via. Cioè tutto quanto quello che ha a che fare con il rapporto con le dimensioni della natura, e non solo, perché il bosco è una serie di rappresentazioni sia simboliche sia concrete di varie cose. Esiste poi un capitolo che si chiama Storie, fonti e influenze, in cui c'è un richiamo a tutti quanti quello che il paganesimo utilizza per riscoprire il passato, appunto sia la storia, sia il folklore, la fantasy, la mitologia e così via. Esiste un capitolo sui riti di passaggio, di stanza in stanza, paganesimi, riti di passaggio, benedizione dei bambini, matrimonio e tutti quanti quello che hanno a che fare con i rituali di iniziazione. E c'è un capitolo che dice fa il paganesimo come terapia. Poi c'è una... Sì, il paganesimo come terapia. Io non faccio terapia a nessuno, giuro. Sì, nel senso che non inteso come terapia cristiana, come la terapia di quei cialtroni degli esorcisti, insomma, per essere chiaro, cioè nel senso che essere pagani è soprattutto curare se stessi alla fine, insomma, questa è quella fondamentale. No, il problema è che io non faccio neanche corsi. Sì. Cioè, nel senso che rifiuto. Cioè, se uno non ha la capacità di riconoscere il potere che ha dentro, per me si può anche prendere, non c'è problemi. Sì, sì, ma difatti è fondamentale, cioè sempre il potere sta sempre nelle persone, non in quello che ti può essere dato dagli altri. Quando avrò 80 anni può darsi qualche corso lo faccio, ci arrivo. E poi appunto l'ultimo capitolo, forse per me, esistono anche altri pagani italiani che se ne vanno a occupare, che è quello del discorso del dialogo interreligioso, che a me sinceramente non me ne frega niente il discorso interreligioso. E però può servire, ecco, questo è un libro facile da recuperare. Logicamente non è del tutto sottoscrivibile, ma d'altronde i pagani non hanno mai pensato di avere la verità assoluta e di avere un'unica verità, e di conseguenza questo è secondario, cioè comunque è una fonte di informazione su aspetti contemporanei, perché purtroppo noi siamo riempiti di libri sul giubileo, sulle religioni, sui missionari, su altre cose, e forse ogni tanto qualche titolo che esce e che almeno dà delle informazioni, e poi sta sempre nella capacità delle persone di comprendere le cose, anche perché una cosa che noi andiamo a ripetere è che non esistono libri sacri, non esistono libri che danno risposte. Sì, ma no, non è importante questo. Da quando abbiamo cominciato a scuotere le linee di tensioni del mondo 20 anni fa, tante cose sono cambiate. Tante cose sono cambiate. Va bene, Francesco, ti porto via la parola per qualche minuto. Sì. Allora, voglio rispondere a delle persone che ogni tanto mi hanno chiesto, ma... se tu fossi nei paesi islamici, se tu fossi qua, se tu fossi, non so, in Arabia Saudita, in Iran, con Khomeini, certo, l'avevo ammazzato. Cioè. Il respiro di libertà soffia sempre, soffia in tutti i paesi e in tutti i popoli. Allora, siccome qui c'è una notizia che riempie il cuore e voglio darvela, anche se quando c'è Francesco sapete che non faccio mai rassegna stampa, perché chiaramente gli spazi sono quelli che sono,
però questa la voglio dare in maniera particolare ed è tratta dal Gazzettino del 17 marzo di quest'anno, del 2000. La tradizione pre-islamica vince le forti resistenze del clero. I falò del Nuwarz, scusate se la pronuncia non è giusta, riconquistano l'Iran. La festa del falò o delle spurificazioni, e qui c'è anche il nome che non lo pronuncio, è stata celebrata in giorni scorsi in tutto l'Iran con intensità e partecipazione senza precedenti, soprattutto fra i giovani, tanto da assumere le forme di una vera protesta contro il regime, che nell'ultimo ventennio ha represso o comunque scoraggiato in ogni modo queste tradizioni pre-islamiche dell'Iran. Vi ricordo che le tradizioni pre-islamiche dell'Iran risalgono ai magi, risalgono allo zoroastrismo, risalgono alla conoscenza come fuoco, tanto per avere un po' un'idea. Quest'anno poi la sconfitta dei conservatori e le recenti elezioni ha ancora più incoraggiato la partecipazione alla festa, con contorno di botti, petardi, che hanno causato anche incendi e numerosi feriti. Secondo la tradizione, gli antichi iraniani furono i primi a domesticare i cavalli, nel costruire i loro insediamenti, eccetera, eccetera. Comunque quello che a me mi interessa è il fatto che sia avvenuta questa festa. E la festa viene al centro, c'era un fuoco sacro che nella religione zoroastriana è poi diventato il simbolo del Dio unico, col cavolo, è diventato il simbolo, il fuoco è la conoscenza, ancora oggi, che poi si è traslata in maniera sincretistica in quello, un altro discorso, ma è la conoscenza il fuoco, ricordatevelo, la conoscenza può essere rappresentata solo col fuoco. Ancora oggi, nell'ultimo mercoledì dell'anno vecchio, sono accesi 3 o 7 fuochi, gli iraniani saltano al di sopra dei fuochi dicendo: il mio giallo a te, il tuo rosso a me. Allora, dice l'articolista, il giallo è sinonimo di malattie, il rosso di allegria e vivacità. A me di queste interpretazioni non me ne frega assolutamente niente. Il giallo è la mia energia, cioè il mio campo di energia vitale, e il fuoco è la conoscenza. Io ti do la mia energia e tu dammi la conoscenza affinché io possa alimentare la mia energia. Ed è un rito di lustrazione, dice, di purificazione. Purificazione ormai in realtà è un rito di guerra, cioè io acquisto la conoscenza, acquisto l'energia per affrontare la vita, per compattarmi meglio ad affrontare la vita, ed è un atto di determinazione soggettiva, cioè un atto di volontà soggettiva nella relazione che io instauro col fuoco, per cui non ha niente a che vedere con le interpretazioni che ne dà questo articolista, ma a me mi interessa che comunque ci sia anche con queste interpretazioni, in ogni caso il rito in sé, perché il rito diventa vivo e il rito chiama chi vi partecipa a lustrare la propria energia, cioè a compattare se stesso. Per cui mi è indifferente a un certo punto l'interpretazione che va bene per i musulmani. A me sta bene questo. Vabbè, dopo c'è il resto dell'articolo che potete leggere come notizie. Comunque l'importante è sapere questo. La divinità, libertà, soffia su tutto il mondo e su tutti gli esseri umani. Alcuni sono più aperti, altri meno aperti. Alcune condizioni sociali la esprimono in un modo, altre condizioni sociali la esprimono in un altro modo. Ma libertà soffia sempre nel cuore degli esseri umani. Ricordatelo sempre questo. Per cui anche se le condizioni sono disastrose, c'è sempre qualcuno che c'è sempre un Prometeo che mantiene viva la fiamma della conoscenza e della consapevolezza, sempre. Se non c'è, il popolo muore. Questo è il disastro. Bene, Francesco, vuoi andare avanti tu ancora? Sì, io vorrei agganciarmi ad alcune cosette.